Si è svolto a Lago Pesole, nella giornata nazionale dei castelli, il seminario formativo per l'eprologo della Basilicata, che ha visto la nutrita partecipazione di dirigenti e volontari. Come programmare, organizzare e comunicare eventi proloco in Basilicata, il titolo dell'appuntamento annuale promosso dal Comitato regionale Proloco Umpli Basilicata, rivolto ai presidenti, dirigenti, volontari e operatori volontari servizio civile, con il patrocinio del Comune di Avigliano e del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale Polo Museale Regionale della Basilicata, in collaborazione con APT Basilicata, Regione Basilicata e Proloco Lago Pesole, grazie al sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata. Nella sua introduzione, il presidente del Comitato regionale Proloco Umbli Basilicata, Rocco Franciosa, ha sottolineato: la formazione sulle tematiche di nostro interesse, in particolare la sicurezza degli eventi, è uno degli aspetti fondamentali per il miglioramento delle attività che quotidianamente svolgono le Proloco su tutto il territorio regionale. Sono intervenuti per un saluto istituzionale Vito Summa, sindaco di Avigliano, Pierfranco De Marco, consigliere nazionale Umbli, e Carlo Lucia, presidente Proloco Lago Pesole. Nella mattinata ci sono state le relazioni di Gianni La Corazza dell'APT Basilicata su comunicare il territorio, promozione e nuovi media, Leo Mancusi, formatore per la sicurezza sul lavoro, su rischi e sicurezza negli ambienti di lavoro e durante le manifestazioni con presenza di pubblico. Nel corso della mattinata è stato presentato l'accordo di promozione dei Borghi Lucani tra Proloco Umpli Basilicata e Trip Basilicata, tutta la regione in un click, a cura di Stefania Mazzarone e Maria Chicco di Trip Basilicata. Nel pomeriggio ci sono state le relazioni di Rocchina Robilotta, tecnologa alimentare, su formazione in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari nel volontariato associativo, e di Vincenzo Lo Sasso, dottore tributarista e presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Umpli, su scia telematica, normativa fiscale per sagre ed eventi, accordo Umpli, SIAE, LEA e approfondimenti sulle associazioni di promozione sociale rispetto alla riforma del terzo settore. Vito Sant'Arcangelo, amministratore della società di informatica e ideatore di Lucanum, gioco da tavolo per riscoprire la Basilicata, ha presentato l'ultima novità creativa rappresentata dal Font Lucanum per promuovere le bellezze della Basilicata, che è possibile scaricare gratuitamente. Al termine del seminario formativo è stato rilasciato l'attestato di partecipazione all'incontro 3 tecnico in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, valido per le attività di volontariato associativo, come previsto dalle normative vigenti.